La costruzione che state vedendo è una casota. Qui a Valmadrera la chiamano la casota di Cachon. E proprio le casotte, le tipiche costruzioni rurali dei nostri contadini, insieme ai caselli del latte, sono le protagoniste del nostro itinerario di oggi. Tante ne vedremo lungo il nostro cammino. Sulle montagne intorno a Valmadrera ce ne sono più di 30, oggi recuperate dai volontari della società Escursionisti Valmadreresi. Ci troviamo in località Belvedere di Valmadrera, dove abbiamo parcheggiato l'auto e dove parte il nostro itinerario di oggi. Dalla casota di Cachon, che si trova in fondo a Via Caduti per la Libertà, si attraversa la frazione Belvedere di Valmadrera e si raggiunge la cappelletta Vars. Qui si imbocca il sentiero numero 7, che rimontando nella valle ci porta fino al fontanino di San Brosera, dove si incontrano due caselli del latte e due casote. Si prosegue sullo stesso sentiero che si fa più ripido e rimonta la montagna fino alla bocchetta di Moregge a quota 1110. Qui si prende il sentiero del 60° SEV che ci conduce fino al rifugio a quota 1228. Il dislivello totale è di circa 1000 metri. I tempi di percorrenza ci si impiega circa un paio d'ore per salire al rifugio e altrettante sono da prevedere per la discesa. Siamo in località San Brosera, qui ci possiamo trovare diversi tipi di architettura rurale che testimoniano il passato agricolo della nostra città di Valmadrera. Ci sono due tipi di esempi, il primo sono le casotte costituite da un insieme di sassi assemblati con della terra e principalmente la loro struttura è con il tetto a volta. Erano usate nel passato come ricovero degli animali e anche per i contadini per essere riparati dalle intemperie dell'inverno o dai temporali estivi. I caselli del latte invece hanno una struttura poligonale con il tetto a punta e servivano per il ricovero del latte dopo la mungitura prima di essere portato a valle per la lavorazione oppure fungevano da stagionatura per il formaggio. I caselli del latte sorgevano in posizioni particolari. Esatto, si trovano principalmente vicino ai corsi d'acqua, qui accanto ne abbiamo appunto uno. L'acqua era un elemento molto importante per mantenere la freschezza del latte appena munto e per la stagionatura del formaggio.
l'aspetto di questo luogo, che adesso possiamo vedere come bosco. Tempi fa non era così, perché qui intorno erano tutti prati, e quindi l'uso delle casotte, dei caselli del latte era indispensabile per il pascolo del bestiame e il riparo degli animali. Da Sambrosera, dove incontriamo anche un fontanino, proseguiamo il nostro percorso seguendo il sentiero numero 7, che si fa un po' più ripido e ci porta fino alla bocchetta di Valpuma. Siamo in località Tes di Port, sopra il fontanino di Sambrosera, circa metà strada per arrivare al rifugio. Questa località è sempre stata conosciuta dai valmadreresi come ricovero naturale per i greggi presenti sulle nostre montagne e come punto intermedio di passaggio per la salita ai Corni di Canzo Pianezzo. Raggiungiamo quindi la bocchetta a quota 1100, qui lasciamo il sentiero numero 7 che porta direttamente al rifugio SEV e imbocchiamo invece il sentiero del 60°, sempre dell'associazione SEV, dove incontreremo anche il fontanino. Qui dove ci troviamo? Ci troviamo circa a metà strada del sentiero che porta al rifugio. Abbiamo visto che c'era una fonte, un'acqua sorgiva, un gruppo di volontari ha deciso di costruire questo fontanino che vedete in ricordo del 60° di fondazione della nostra associazione. Il sentiero adesso prosegue, ci porta fino a Pianezzo, vicino a una cappelletta dei caduti della montagna. Benvenuti al rifugio SEV a quota 1275, accomodatevi in salone. Perché questo rifugio? Uno dei primi articoli dello statuto della SEV, Società Escursionisti Valmadreresi, invita al cercare di propagandare l'amore e la passione per la montagna. È per questo motivo che la costruzione di un rifugio, la cura e la gestione è uno degli atti più importanti che ci si era prefissi fin dal 1947, data di nascita della SEV, Società Escursionisti Valmadreresi. Da lì si arriva alla seconda domenica di settembre del 1964, data nella quale si inaugura il rifugio. Da allora il rifugio è gestito da gruppi di soci volontari che tutti i weekend dell'anno e le festività infrasettimanali salgono al rifugio per far trovare un piatto di pasta calda agli escursionisti e un posto riscaldato, magari a riparo dalle intemperie. Oggi come oggi i gruppi sono rimasti 4, si è aggiunto un gruppo chiamato il gruppo del mercoledì, che è presente a Pianezzo, qui siamo in località Pianezzo di Valbrona, e riceve gli ospiti che prevalentemente fanno parte della fascia dei pensionati, che in questi ultimi anni abbiamo visto essere sempre più numerosi.
E adesso andiamo in cucina. Cosa si mangia oggi in rifugio? Coniglio con polenta, che è un piatto tipico che va nella maggiore in questo rifugio. Quali sono gli ingredienti che vengono impiegati per la preparazione di questo piatto? Coniglio, poi ci sono le spezie tipo maggiorana, pepe, rosmarino, poi burro, sale, poi vino bianco e marsala con un po' di cognac. Qual è il procedimento? Niente, si prende un coniglio intero, si taglia a pezzi, secondo il coniglio i pezzi che vengono fuori può essere per 3 persone, 4 persone, si mette in una teglia, si accende il fornello, si comincia a rosolare con un po' di burro, poi man mano che cuoce si mette tutti gli ingredienti che ho detto prima, tipo maggiorana, sale, così. Poi si mette marsala con cognac, si fa rosolare ancora, si gira un paio di volte, si mette per ultimo il vino bianco. Si fa girare un paio di volte ancora che asciuga un po', quando è tutto rosolato si mette nel forno per un paio d'ore, secondo il coniglio, la grossezza del coniglio, e anche nel forno ogni tanto si va a vedere se è cotto o non è cotto e si gira ancora. Con che cosa si serve il coniglio? Maggior parte con polenta, però magari ci sono bambini o cose che non piace polenta e si mette anche le patatine. Quali sono le vie di accesso per raggiungere il rifugio? Dunque, il rifugio è facilmente raggiungibile da Valmadrera con il sentiero numero 7 che abbiamo fatto questa mattina con circa 2 ore di cammino. Oppure da Valbrona, dalla località di Oneda, si può raggiungere il rifugio attraverso una mulattiera. Dal rifugio sono facilmente raggiungibili 3 corni, il corno orientale, il corno occidentale e il corno centrale, con una mezz'oretta di cammino circa. E in più si può raggiungere anche la cima del Monte Moregallo. Ma la società Escursionisti Valmadreresi non si occupa però solo della gestione del rifugio, è così? Esatto, aiutiamo i ragazzi a crescere sotto l'aspetto sportivo in Valmadrera per quanto riguarda lo sci e l'escursionismo. E abbiamo un gruppo podistico, un gruppo atletica, prevalentemente podismo di montagna, ma non solo. Ci dedichiamo anche all'impegno sociale, dove dedichiamo molti nostri sforzi, collaborando con il comune sotto l'aspetto pulizia dei torrenti e dei fiumi in paese, e non per ultimo devolviamo anche sotto l'aspetto economico alle associazioni più bisognose del territorio. Per il ritorno seguiremo il sentiero numero 4 che prima ci porta al corno orientale e quindi al fontanino del Fo, dove sorge anche un faggio monumentale. E quindi seguiremo il sentiero 4 in discesa nella valle fino ad arrivare a San Tommaso. Quindi per la mulattiera torneremo a Valmadrera.
volontari della SEV hanno portato avanti un progetto di recupero di tutte le casote. Sì, è stato un recupero molto difficoltoso perché le strutture erano coperte da arbusti, da rovi, piante. È stato fatto un lavoro di disboscamento e anche di scavo per riportare alla luce queste strutture che tanto fanno la storia anche dei nostri anziani di Valmadrera. Ne abbiamo ristrutturate più di 33, sono state censite anche in una mappa che chi vuole fare un itinerario, c'è un'apposita mappa che segna tutto l'itinerario di queste costruzioni. Ed ora proseguiamo il nostro giro ad anello per raggiungere l'ultima tappa. Poco sotto il pianoro di San Tommaso troviamo la nostra ultima tappa. Dove ci troviamo? Ci troviamo al Crot de Funzi, una grotta naturale per la quale noi non abbiamo portato particolari lavori sulla struttura, ma abbiamo fatto dei lavori a livello di accessibilità, visto che la zona non era più raggiungibile da diversi anni. L'utilizzo di questa grotta è pressoché di quelle che abbiamo visto durante questo tragitto. E vista la vicinanza al paese, il proprietario, appunto da cui prende il nome Funzi, veniva a pascolare le greggi e alla notte, invece che scendere al paese, le racchiudeva in questo anfratto naturale. All'interno della grotta si può vedere gli ultimi attrezzi lasciati dal proprietario più di 40 anni fa, attrezzi che venivano utilizzati in queste zone, per cui rastrelli, secchi e quant'altro necessario per l'attività che lo contraddistingueva. Da questo punto prendiamo la mulattiera che riporta a Valmadrera e li chiudiamo il nostro giro ad anello. Vi invitiamo a venire sui monti valmadreresi per scoprire il rifugio SEV, i caselli del latte e le casote.